Buonasera e bentornati con i Talent Top 100, come c'è Alessandro Mattaseale. Bella a tutti ragazzi, oggi devo dircelo, sono sincero, mi manca Crudelino e da un paio di puntate che non è con noi e non sono più la stessa persona, non riesco Anche a più a me, è esistere. vero. Non so a te però. A me manca anche Mattia, principalmente che si è dimostrato gentilissimo. Colgo l'occasione per ringraziarlo anche in video, che ci ha trovato questa collaborazione con questo gruppo di Peppe Ravalli, che vi mostriamo qua, il meglio di FIFA by Peppe Ravalli. Siamo molto lieti di annunciare appunto questa collaborazione. Noi cercheremo di promuovere per quanto possibile, nonostante siamo partiti da poco, questo gruppo. Loro ci consentiranno di pubblicare i nostri video nel loro gruppo, che nato inizialmente per la vendita di crediti e FIFA Points. Poi ho visto che comunque tratta tutti gli argomenti di FIFA Ultimate Team, tra le formazioni, i consigli, il mercato. Comunque un bel gruppo, 6.600 iscritti, quindi molto ampio. Non lo conoscevo, sono molto contento di farne parte. Un ottimo gruppo. Sì, comunque un ottimo gruppo, mi sono iscritto proprio ieri, grazie a Mattia, infatti sono andato a curiosare un pochino e ho visto che comunque ci sono cose interessanti, non sono stupidaggini, ci sono molti consigli, Tutto varie ciò che cose. riguarda FIFA Sì, Ultimate Team, sì. sì. Cioè, se tu giochi a FIFA, quel gruppo è, diciamo, È adatto a te. l'ideale. Perché ovviamente ci sono anche gruppi con più iscritti, più seguiti, però magari ci stanno troppi post e se, non so se voi ne fate parte, però se pubblicate un post in altri gruppi spesso non vengono considerati perché ce ne stanno troppi. Magari in questo gruppo, che è comunque non piccolo, abbastanza grande anche questo, c'è più gente disponibile ad aiutarvi essendoci meno post e magari c'è anche un po' più di selezione, perché ho visto che prima di pubblicare un post viene revisionato dall'amministratore e quindi c'è un minimo più di pulizia. E questo mi fa enorme piacere, non ci stanno tanti, tra virgolette, bimbo minchia che pubblicano cazzate. Questa è una cosa molto importante. Sì, sono assolutamente d'accordo. Ma poi un'altra A cosa, livello di... quindi vi Ah. consiglio, soprattutto per la vendita di crediti, se vi interessa comprare crediti, di contattare l'amministratore Peppe Ravalli, che ha dei prezzi veramente eccezionali. A noi non ci riguadagniamo niente, però i nostri amici che l'hanno fatto, non facciamo nomi, ogni No, riferimento conosciamo gente che con si è cui siamo a affidato a lui, contatto, sì. sì, che si è affidata a lui e non hanno avuto assolutamente nessun Non problema. Una persona più che leale, non hanno avuto problemi, quindi andate sì. più che tranquilli al 200%. Sì, io personalmente non ho mai provato, però ho visto gente che si è passato tantissimi, tantissimi crediti con questi metodi che ha dato Ravalli. Allora, fatta questa lunga ma doverosa premessa, andiamo a vedere la top 100 di oggi. Non vediamo italiani, purtroppo, anche Salvatore è uscito. Poi volevo fare una piccola menzione salutando Andy Butt. Tra le partite contro il 97esimo al mondo, Rated COD, che poi è particolare, la settimana scorsa Rated COD aveva incontrato anche EH10 Guarno, che faremo a proposito oggi. Ha giocato appunto questa partita molto bella, finita ai supplementari, che si sono incontrati al momento in cui era 1.26.8 e 1.16.3, finita 7-4. E al 119esimo c'è stato il quit. Incredibile che questo top 100 addirittura Fa un po' ridere, ma gli vabbè. quitta al 119esimo. Facciamo i complimenti a Andy Ah, Butt, ci ha ottimo giocatore, finito. che però non abbiamo più visto in top 100. C'è una sua partita di oltre 2 mesi fa, però 26-8 sicuramente non è una media top 100. Fuori classe 3, diciamo. Mi sa che ha già finito le partite. Ora lo aggiungerò e lo seguirò più volentieri. Vediamo se mi accetta l'amicizia. Poi, come dicevo, non ci sono partite di top 100 italiani questa settimana. Correndo tutta la classifica, vediamo Ide Sultan. Siamo contenti di aver azzeccato la partita in seconda posizione. Abbiamo beccato la sua unica sconfitta e avvenuta in un modo scandaloso, si può dire? Andatevi a vedere quella partita perché Andatevela a vedere, non diciamo altro. non diciamo niente, perché veramente la partita più incredibile che ho mai visto. Sembra per invogliare a vedere la partita, ma realmente lo è stato, quindi oste come il vino è buono, però è veramente così. Allora, andiamo a vedere quindi la partita di EH10 Guarno, che sta tra quelle in primo piano, ha incontrato un top 100. Andiamo a vedere quindi la partita di EH10 Guarno. Ah, poi volevo anche menzionare per l'ennesima volta la partita sempre di EH10 Guarno che abbiamo fatto settimana scorsa contro PRZim. Avevamo detto come PRZim fosse l'avversario più importante che abbiamo incontrato, infatti è così. In questo momento è 21esimo al mondo con 37 vittorie e ci poteva stare la sconfitta contro un giocatore di pari livello. Andate a vedere anche quella partita di EH10 Guarno. Ma la partita di oggi che andremo a seguire è questa qua contro un altro top 100, sempre GR Acule 10. Dopo andremo a vedere con che punteggio ha finito GR Acule. Si sono incontrati in cui EH10 Guarno già aveva perso una partita su 14-1 e l'altro 25-0. Una marcia incredibile. Andiamo a caricare il Vediamo come si comporta il nostro italiano contro un avversario replay. che Di tutto stava rispetto.
quando si sono incontrati, sì, quando si sono incontrati stava a 25-0, quindi assolutamente non scarso. Ok, che magari sicuramente non lo, anche non inferiore non al nostro italiano, magari. Sì, esatto. Non lo vediamo in top 100, cioè almeno io non l'ho mai visto in top 100 questo ragazzo. E magari sta avendo la sua settimana migliore della vita, come spesso accade. Ricordiamo come i The Sultan si ha fatto qualche top 100, ma 39 non l'aveva mai fatto. Quindi siamo stati fortunati a beccare una sua partita nel momento del suo momento migliore. Allora, intanto stavo cercando GR Acule, che abbiamo anche un amico in comune, è spagnolo, è Arturo Vidal. Arturo Vidal onnipresente, vabbè, magari l'avrà beccato in Gfinity. È amico di tutti. È amico di tutti. Non cancella mai nessuno, questo mi fa piacere perché non ha cancellato nemmeno a me. E vabbè, detta questa cosa, andiamo a vedere le formazioni di EH10 Guarno per primo. L'ha cambiata un po' rispetto a settimana scorsa. Adesso si presenta con, vabbè, le solite quattro leggende: Ferdinand, Desailly, Vieira e Petit. Però al posto di Gabriel Jesus c'è questo Suarez 94, un mostro. Andiamo a vedere pure come si comporterà questa partita. Io ho provato finalmente Suarez e mi piace da morire. Pensa un po', sono arrivato al 18 marzo che non avevo mai provato Suarez. E finalmente adesso ce l'ho. E mi sono pentito di aver preso prima, perché ho usato anche giocatori molto più costosi di Suarez. Ma Suarez li vale assolutamente tutti quei crediti. Figuriamoci questa versione SIF o TIF. Non so, adesso non sappiamo bene le versioni, quando sono IF, SIF o TIF. Noi presumiamo sia 94, ma dopo glielo chiederemo. E magari ci manderà anche la foto della sua rosa, speriamo. Sulle fasce abbiamo messo sala 90, ma probabilmente è sala 92. E a sinistra Hazard, che ricordiamo lui ce l'ha 94 rosso. Quindi è giusto usarlo nel momento in cui ce l'hai, dai. Un ottimo giocatore, guarda che statistiche. Ha velocità, tiro, passaggio e dribbling tutto sopra il 90. E quindi sì, uno dei migliori giocatori del gioco. Non ci ha mai convinto a vederlo sempre sul Champions Channel, ovviamente non abbiamo mai provato, però a vedere le statistiche sembra uno dei migliori al mondo. Dall'altro lato, se possibile, una formazione ancora più forte. Ora non so come sarà in game, però è impressionante, 13 milioni di squadra. Marcelo Totti, Tetoggi, Maldini, che ormai è un po' bistrattato nel momento in cui è uscito Desailly Prime, però c'è ancora gente che usa Maldini. Tante volte. Però sì, molto forte anche Maldini, sempre in coppia ovviamente con Ferdinand. I due centrocampisti per fare intesa a Kanté sono Henry e Vieira. Vabbè, quindi presumibilmente si metterà con un 4-2-3-1 in game. Messi abbiamo messo 95 perché sicuramente è una versione IF, e Bale e Ronaldo nelle loro versioni oro normali, che quasi quasi stonano in mezzo a tutti questi mostri. Ma ricordiamo che Ronaldo è comunque il miglior giocatore del gioco. Andiamo a vedere, una volta partito il pallone, come si sistemeranno i giocatori in campo. Comunque all'inizio tutti la ibri danno con sto 4-3-3 sì, largo. Sì, cioè, sì, quindi ovviamente sì. Se hai 4 o addirittura 5 leggende, tutti la ibri danno così. E fanno bene, perché questo è il miglior modo. Questo è il miglior modo. Perché è il miglior modo? Perché qualsiasi terzino, qualsiasi difensore centrale, qualsiasi portiere, qualsiasi mediano e qualsiasi ala hanno tutti intesa 10, a prescindere dal campionato. Anche se invece un Lozano, che gioca in Eredivisie ed è messicano, quindi potenzialmente impossibile da ibridare, in mezzo a questo modulo ha comunque intesa 10, e questa è una svolta delle leggende. Andiamo a vedere però come sono i moduli in game. EH10 Guarno col 4-2-3-1, Sala e Suarez sulle fasce. Mi aspettavo il contrario, Hazard a destra e Suarez centrale, però Suarez può fare benissimo la fascia, visto la sua stamina incredibile. Arriva al 90esimo con quasi tutta la barretta piena, soprattutto questo 94 ha stamina 92, incredibile. Poi ha un'ottima accelerazione, quindi un'ottima accelerazione, può fare benissimo la fascia. Però io probabilmente avrei preferito Hazard. Ora non so, magari ce lo spiegherai tramite messaggio privato o addirittura un commento, perché no. Dall'altro lato anche lui col 4-2-3-1, quindi vado allo specchio, Vieira e Kanté davanti la difesa, Henry sulla fascia e Messi trequartista centrale. Ci può stare anche qui. Io sono d'accordo, sì ci può stare. Abbiamo spesso visto Henry trequartista di inserimento, però chi meglio di Messi può fare il trequartista? Poi ricordiamo Messi IF. Mamma mia, che ha le caratteristiche proprio ideali per essere trequartista. Sì, diciamo. Poi con la palla sempre attaccata al piede, un passaggio fenomenale. Non abbiamo detto della parte difensiva di EH10 Guarno, però che vuoi dire a questa difesa e questi due mediani? Sono i soliti, abbiamo 8000 video con questi tipo di commenti, dai. Pedi e Vieira là davanti a coprire Ferdi e Desailly, non c'è nulla da aggiungere, dai. Andiamo a vedere quindi il primo tempo. Queste sono sempre le maglie scelte da EH10 Guarno. Panathinaikos, questo stemma molto carino col trifoglio, e credo sia anche la maglia quella bianca del Panathinaikos. In trasferta una
Mi sembra di sì, mi sembra di sì, perché quando ci stanno i replay si vede, questo trifoglio sul petto, però dopo controlleremo mai. È una maglia in trasferta, non la conosco, però è molto bella, penso sia anche questa di una squadra famosa. Non mi dispiace questo blu col giallo. Vabbè. Questo sembra tipo quella del Tottenham, no? Non lo so, vabbè, dopo quando ci sarà autoplay lo vedremo da vicino. Intanto vediamo questa fase di possesso palla del giocatore in casa. Non è andata a buon fine perché difende molto basso il giocatore in trasferta. E questo cambio di gioco, vabbè. E ricordiamo come H10 Guarno fa del possesso palla la sua arma migliore. Sì. Ci sono alcune sue partite finite con oltre il 70% di possesso palla. Ma alla fine quando trovi avversari... No, ma soprattutto quando trovi avversari, oltre che bravi, penso stavi per dire, scusa, è tanto rotto. Sì, sì. No, soprattutto avversari che difendono con L2 a coprire la parte centrale del campo. Se forzi il passaggio la perdi in automatico, quindi è giusto non forzare il passaggio e passare a quello più vicino, anche se non porta nulla di interessante. Però sei quasi costretto a fare questo stesso ballo a volte contro certi avversari, a meno che non tenti un passaggio forzato che al 90% perdi palla. Cioè, questo passaggio verso Ronaldo come lo interpreti? Alto per Ronaldo. Non era voluto. Io penso di sì, però senza senso. Istinto. No, non lo so neanche io. Tanto vediamo anche l'avversario, tenta questo possesso palla. Ovviamente si stanno studiando, che cazzo si stanno studiando, stanno entrambi difendendo molto bene. Guardate come seleziona Salah a coprire la parte centrale del campo, molto interessante. Quanto vorrei difendere pure io così. Con Salah? No, con Salah, intendo in generale, cazzo. Comunque non so se accettate i miei consigli, visto che sono un giocatore massimo da 30 vittorie, anzi 30 vittorie non le faccio da circa un mese. Però il modo migliore per difendere sarebbe questo di premere solo L2 e lasciare tutti gli altri tasti. L'errore che la maggior parte delle persone fanno è usare il tasto della corsa in fase difensiva. Scordatevi R2 in fase difensiva, usate solo L2. Perché? Ah, tu sei uno di quelli che corre? Ecco perché fai oro 2. No, sto a 23 con 5 rimaste, quindi... Tutto può dare, tutto può essere. Anzi dai, ora non te la vogliamo tirare, ora è più probabile un oro 1 che oro 2. Vabbè. Comunque, no, comunque non sì. Non interessa a nessuno. Non no, so, vabbè, io interessa perché magari la gente ti chiede di sfidarti. No, no, meglio solo L2. Fidati. A parte che lo consiglia anche Junkie, ho visto i suoi video e continuo a seguirlo nonostante tutto. E ho visto il tutorial di Boras Legend, andatevelo a vedere. In cui fa un video, è vecchio questo, quindi non so da quanto è uscito, io l'ho visto recentemente, però gli errori che la maggior parte delle persone commentano, se sapete l'inglese vedetevelo, se no accettate questo. Vabbè, lo potete vedere lo stesso anche se non sapete l'inglese, alla fine lui mostra. Si capisce, anche sì. Si capisce. E lui consiglia di premere solo L2. Ma si nota anche guardando le partite del Champions Channel come è diverso il passetto quando premi L2 e R2 in fase difensiva rispetto a solo L2. Facci caso. Proverò io. No, no, prova a vederlo direttamente in questa partita. Se usano anche il tasto della corsa. Vabbè, ora ci stiamo distraendo soprattutto perché la partita non ha spunti interessanti, non ho visto occasioni da gol. No, fino adesso no, proprio no. Però molto interessante sempre quel discorso della fase difensiva in cui tutti abbiamo tantissimo da migliorare. Come cavolo fanno a difendere così? Vabbè, al di là della visione di gioco che loro sembra sempre che sanno dove passeranno il pallone prima che la passano, no? Quello sì, quello è soprattutto istinto e intelligenza tattica. Però facci caso, guarda qua Vieira. Adesso vabbè, ha selezionato Suarez. Però guarda De Sali. Non sta accusando il tasto della corsa. L2 e basta. Addirittura credo che non prema neanche il raddoppio. Intanto qua un doppio miracolo incredibile. Vabbè, che ha meritato. No, vabbè, dai, però no, ci può stare, dai. No.
No, no. Guarda che bella sta maglia comunque. Che Ma non sono sembra riuscito a una riconoscerla. finta, tipo una delle Forse qualche sport. SBC, dai. Guarda, Vabbè, dai, quanto è. ha preso una volta il palo e più due miracoli di De Gea, dai, ci può stare, Io anche se ha capisco. avuto culo che ogni volta gli è tornato a lui. Però dai, ci può stare, il Però, gol. No, tipo tu dopo sto gol qua, mettiti nei suoi panni. vabbè, io nel momento in cui lo prendo penso che sono sfigato. Però, no, questo è vero, proprio è psicologia. Però a vederlo da fuori dici, vabbè, quello ha avuto quattro occasioni da gol, alla fine l'ha insaccata, giusto così. Però sì, nel momento in cui la vivi dici che sfiga, a questo gli torna sempre la palla. No? Comunque, un'occasione. Penso che di statistica abbiamo un tiro in po'. No, Anzi, vabbè, questa ha Messi ha fatto provato quattro tipo tiri. tre. Ha fatto quattro tiri prima. Se vediamo Però sì, quattro al tiri, pr sono tutti di Messi. sì, però alla prima occasione ha segnato. Anzi, all'unica occasione, perché 45esimo ancora il giocatore in trasferta sta facendo tantissimo possesso palla. Mamma Guarda, mia. la fase difensiva qua, e Alexandro un po' più aggressivo riesce a rubare il pallone ma subito la riperde. Guarda, Petico, ma ha premuto il tasto della corsa, è andata a vuoto. Qua ha commesso un Sì, piccolo errore, vero. però è giusto anche provarci perché stai perdendo e l'avversario fa tantissimo possesso palla, è giusto rischiare il tackle. Ancora Messi ci prova, posizione improbabile, se avesse segnato un altro gol la ribattuta avrei rischiato un pochino di più. Però dai, vediamo le statistiche, dai, sono curioso. 0 tiri H10 Guarno e 4 GRA, ma ricordiamo come 3 sono in una Sono tutti di primazione Messi. e il quarto è da una posizione impossibile. Attenzione, cambio di modulo molto interessante, e H10 Guarno passa al 4-4-2, anche la partita scorsa aveva fatto questo cambio, non mi Perché questo ricordo. cambio? Cioè, sei sotto. Ah, per gestire meglio la Non lo palla. so, ricordiamo che col 4-4-2, anche se nel calcio reale Cioè, non è così, si fa molto possesso palla. e preferisce Hazard attaccante al posto di Suarez. Particolare questa cosa, pure perché Hazard non mi sembra abbia tantissima finalizzazione. Ora sono sicuro che l'Hazard suo ha tipo, che ne so, 200 partite e 400 gol, una cosa del genere Sì. sicuramente. No, invece no, finalizzazione a 91, posizionamento 93, è comunque un ottimo attaccante. Vabbè che Suarez fa l'attaccante di professione, finalizzazione a 98, Suarez è posizionamento 96, quindi comunque Suarez sarebbe stato un attaccante migliore, però anche Hazard non è male. Vabbè, andiamo a vedere il secondo tempo. Hazard Vieira, quindi EH10 Guarno sulla destra e sulla sinistra questo giocatore che avevo detto la nazionalità, me la sono scordata. Spagnolo, perfetto. Ah, spagnolo, sì, che ha come amico in comune anche Arturo Vidal. Chi salutiamo e lo aspettiamo in top 100 prima o poi. Anche Comunque, se ho tanto di. visto, avendocelo tra gli amici, non ha un'ottima squadra. Gioca ancora con No? Zaif. No. Sì, quest'anno si vede che ha giocato poco. Non si fa tutte le weekend league. Altrimenti avrebbe sicuramente dei premi migliori ed una squadra migliore. Vabbè, intanto qua mi sono perso questa azione, quindi ancora un'occasione per il giocatore in trasferta. E H10 vanno visibilmente in difficoltà. Non è riuscito a creare Comunque, nulla tanto fino a di questo momento. cappello ad entrambi. Però Sì, una una partita così. Cioè, dico, magari un po' molto no. interessante, ma poco divertente. Cioè, rispetto a Sì. quella di ieri, ricordiamo ieri, a parte tantissimi gol, ma ognuno che faceva delle skill incredibili a ogni azione. Cioè, io ho visto Maradona che sono davanti al portiere ha tentato il sombrero. Non so che Mamma, cazzo gli diceva la testa a quello. Oppure un elastico di destro sempre di Maradona, una cosa Che incredibile. belli gli elastici. Tu li sai Sì. fare? Sì, sono facili da fare in teoria, però devi farli al momento giusto, altrimenti sono completamente inutili. Ora non so se ti ricordi, vabbè, probabilmente no perché è passato un po' di tempo. Nel trailer quello del calcio ignorante, ogni tanto facevo entrare Nani solo per fare le skill a caso. E facevo tantissimi elastici, però quando stavo da solo, cioè, totalmente inutili. Inutilmente, Sì. cioè. Sì, solo per fare delle combo, tipo fare 4-5 skill di fila. Però vabbè, mi divertivo anche così. Intanto qua, alla prima occasione, guarda che ha segnato. Come chi è? Non dirmi che Hazard. Hazard. No. Proprio lui, di sinistro, palo gol, al primo tiro, la insacca.
E quindi non possiamo che dire c'aveva ragione lui. Magari Suarez avrebbe fatto doppietta, eh? Quello non lo sappiamo. Però Hazard intanto gliela risolve così, 1-1. Anche non troppo meritato, dobbiamo dirlo questo, perché l'avversario aveva difeso alla perfezione. Qua Cosimo si può ripermettere di rifare il suo gioco, quindi ancora un po' più lento, se Sì, vedo che possibile. proprio non rischia un cazzo, cioè C'ha non paura, fa sì, un pochi po' c'ha 1-2, paura. fa Sì. pochi 1-2, tipo io con la punta, io verticalizzo e faccio subito l'1-2 con la punta. Sì, io Se vedo che magari, magari sì, magari pure io non mi sta faccio la giocata. marcando, Esatto. se mi marca la linea di passaggio, io vado dall'altro lato, cioè, hai capito? Ma Però comunque sempre cerco premendo sempre. L1, sì, e Sì, lanciando, sì, sì. e cercando Sì. l'inserimento. Sì, è vero, però è anche vero che facendo in E questo magari modo, se sbaglio perdi. No, pure. no, no, ci può stare, è incredibile. 2-1 alla seconda occasione. Mamma mia. 2-1, stava tentando la stessa esultanza, ma gliel'hanno bloccato i replay. No, stavo dicendo che facendo in questo modo, che fai bene perché crei un sacco di azioni, se perdi palla è finita, prendi gol al 100%. Perché Eh beh, sì. sicuro c'hai un buco al centro e se uno sa attaccare ti butta. Intanto, addirittura H10 guarda, ha tolto Hazard, ha messo Lozano. Con Suarez finalmente di punta. Quindi ci ha Ah, ascoltato. finalmente. Finalmente vediamo Suarez. Tornado qua bellissimo di Ronaldo. Incredibile. Volevamo le Mamma skill, le mia, che abbiamo genio. chiamate. E stanno arrivando. Ricordiamo come nella intervista quella a Samu 90-18, qua intanto però c'è il 2-2 su un'azione di calcio d'angolo, pure è abbastanza banale questo inserimento dopo un 1-2 di Bale, forse si poteva fare meglio. Dicevo come l'intervista di Samu 90-18, lui ci fa vedere come si fa il tornado, che lo prova tantissime volte con Ronaldo spalle alla porta. Andatelo a Sì, vedere, sicuramente. magari non guardate tutto il video se è troppo lungo. Però cercate la parte finale, ci sono i replay dei gol di Ronaldo col tornado. Sì, comunque De Gea la stava per parare. Sì, infatti dal vivo sembrava molto più facile il gol, invece no, De Gea la stava parando, era abbastanza centrale. Ho visto c'è stato un altro cambio, adesso appena uscirà il pallone, proviamo stato e vediamo un po' tatticamente cosa è cambiato. Guarda però Suarez adesso che ha preso palla. No, vabbè, intanto incredibile 3-2 di Henry. No, vabbè. Dico Suarez, là al limite dell'area, l'ha passata Henry, guarda, ora si vede anche il replay, senza premere L1 pure questa volta, non è scattato in avanti. Lo usa pochissimo lui questo tasto. Intanto premiamo start, ci ha fatto caso? No, sono Usa storto. pochissimo l'inserimento con L1, fa tantissimi passaggi con X normale. Intanto vediamo come, quando premuto start al 76 e 24, e H10 guarda, 3 tiri, 3 gol, sta vincendo 3 a 2, 3 tiri in porta. Rimane quindi col 4-4-2 con Lozano sulla fascia destra, e dall'altro lato sono usciti Bale e Messi e sono entrati addirittura Neymar e Salah. Ora non oso immaginare le versioni di Neymar e Salah, però sono quasi convinto che sono entrambi IF. Sì, Vediamo. Salah 93 e Neymar 92, quindi Neymar non è IF, ma Salah sì. Salah addirittura è quello 90. Andiamo a vedere gli ultimi 15 minuti di partita e come gestirà il vantaggio Calvin Klein FC. Vediamo, tu a questo punto faresti un attimo possesso palla, magari vedendo anche che Sì, vabbè, l'ha l'avversario fatto è fino abbastanza adesso. tosto. Sì, l'ha Sì. fatto fino adesso, non vedo perché non dovrebbe farlo adesso. Addirittura probabilmente metterà difensiva, penso, per difendere ancora più basso. Questo sarebbe Sì, curioso in da effetti vedere. sì. Comunque, Comunque sì, vediamo un vedi già, attimo cambi di come. gioco, ottantesimo. Sì, voglio vedere come adesso gli ultimi minuti, se Sì. l'altro attaccherà proprio, cercherà A manetta. verticalizzazioni, Eh sì, sì, a se forse era più la manetta. giocata. Io intanto immagino che qua la palla H10 guarda la terrà fino al 90esimo, non perderà più il pallone, vediamo un po'. Tanto però c'è una verticalizzazione, Suarez al limite dell'aria invece a sorpresa perde palla perché Petit prova a chiuderla dalla distanza. Non mi sarei mai aspettato sul 3-2 a 8 minuti dal termine un tiro dalla distanza. Cioè Neanch'io, neanch'io. non fa parte delle caratteristiche del giocatore, o meglio, non fa parte di questa partita.
quindi c'è un'ultima occasione per il giocatore in trasferta all'86esimo. Neymar si gira, ma De Zerbi lo blocca, fa prontamente un'ottima marcatura. Neymar probabilmente ha forzato il tiro, non c'era tutto lo spazio per tirare, ha difeso troppo bene, avrebbe dovuto fermarsi e ricominciare. Sì. Vediamo quindi all'88esimo, io forse sto un paio di minuti avanti, 89 adesso, un ennesimo cambio di gioco. 89. Ah, perfetto. Sì, sta cercando di gestirsela. Sì, io penso che fino al 92esimo, ora solo 2 minuti di recupero, la partita terminerà con H10 Guarno che gestirà il possesso del pallone. Cambio di gioco per Lozano che però perde palla. Perde palla. Incredibile, al 92esimo. Se io... No, vabbè. Questo è fuori gioco. Questo è fuori gioco. Come fa a essere da solo quello là, al 92esimo? Allora, finisce la partita e vediamo il replay. O guardiamo subito. No, vabbè, dai, finiamo la partita. Io non capisco come fanno a essere fuori gioco. Ma soprattutto perché Lozano ha passato la palla al centro. Se la palla fosse uscita, era finita. Erano finiti i 2 minuti di recupero. Qua è un errore incredibile. Wow. Probabilmente si è giocato la top 100 con questo errore. Un attimo, stai facendo possesso palla. Un attimo, ti ritrovi. La partita sarebbe finita. Infatti, guarda, batte e finisce. Vabbè, premiamo start. Andiamo a vedere il replay. Incredibile questa cosa. Io voglio capire come fanno a essere fuori gioco. Guarda quello basso a destra. Ora spiegami perché. Aspetta, era io così intanto basso. Vedo Lozano che la passa al centro. Quando poteva benissimo stopparla o tirarla fuori. Perché no? Qua perde palla ingenuamente. Marcello Toti lo anticipa. Vabbè, Marcello Toti lo anticipa in automatico. Vediamo, Vieira. Sì, guarda. Tu spiegami cosa ci faceva là a basso? Bersaglico. Volevo capire, sì. Bersaglico tiene in gioco senza motivo il rip. Lui è stato bravo a vederlo. Stavo bravo a vederlo, ma non era difficilissimo. Alla fine l'inserimento è partito da solo. Alessandro ovviamente non l'ha seguito perché pensava che fosse in fuorigioco. Sono saliti tutti tranne Bersaglico. E comunque adesso voglio vedere i valori difensivi di Bersaglico mentre vediamo le formazioni. È cambiato qualcosa? No, non è cambiato niente, quindi ricominciamo il primo tempo supplementare. Io intanto ti dico i valori difensivi di Bersaglico e tu mi spieghi se è normale una cosa del genere. Vai. Allora, a parte, vabbè, difesa 90 e 84. Marcatura 84. E il posizionamento conta qualcosa? Anche sì, certo che conta. No, perché sta tra il tiro e il posizionamento. Vabbè, comunque sì, posizionamento 74, non è altissimo. Se conta qualcosa forse è quello. Però marcatura 84. Che stava marcando? Non lo so. Forse ho trovato la statistica a Composur, che sarebbe freddezza 76, che è bassina pure questa, quindi posizionamento 74 e composure 76 comunque non giustificano questo errore clamoroso. No, però magari si può trovare una spiegazione in questi due valori importanti. Composure, ricordiamo, è la freddezza nei momenti decisivi, è più decisivo del 92esimo, non so che cosa ci sia. Vabbè, riprendiamo a commentare la partita, ci siamo un po' distratti. Però non è successo assolutamente quasi nulla, come ci aspettavamo. Fa effetto vedere magari due partite di fila, quella di ieri e quella di oggi. Salah non puoi capire che ha sbagliato. Io non... Uguale a Messi prima. No. Uguale a Messi prima, porta vuota, però la tira fuori Salah. Incredibile, qua ancora più sfortunato se possibile. E anche 10 guardi. Se adesso questa partita la andasse a vincere quello fuori casa, io... Tu ci non lo so. Era l'ultimo secondo, mancava smesso solo con che FIFA. Tu fa... Sì. Oh. Vabbè, manca se ti giochi la top 100 per questa partita. Mamma mia. Perché comunque stai 14-1, già ne hai persa una. E te ne mancano 25 in cui devi vincere tutte e ne perdi una in questo modo. E se la perdi, allora non lo sappiamo. Mamma mia, cioè bastava spazzarla con Lozano. Qualsiasi cosa poteva fare. Sarebbe finita. Tu cosa avresti fatto? Cioè, cosa faresti se perdessi questa partita? No, beh, io ti ripeto, se mi succede una cosa del genere, supplementari perdevo 7-1. Però. Mamma mia. Però tanto qua Henry è dentro l'area, addirittura trova il vantaggio e
reazione di Akadiaci Guarno che al 105esimo tripletta di Thierry Henry e Prime. Giusto così, dai. Sì, ora, cioè, ora voglio vedere il secondo tempo supplementare, quanto perderà tempo e se ha imparato dal suo errore. Vediamo, voglio proprio vedere. Mi auguro proprio di sì. Ti immagini la Varese al 122esimo? Cerco, proprio faccio finta di non immaginarmelo, guarda. Comunque. Dai, comunque sì. Batte H10 Guarno, ora voglio 15 minuti di possesso palla. Io l'avrei vediamo fatto. Se gli fa toccare la palla. Io l'avrei fatto, lo ammetto. Guarda, vediamo. Ora cambia gioco, sicuro. No, cambia gioco. Attenzione, qua c'è lo spazio con Vieira e infatti perché si fa fregare. Perché non gliel'ha dato Petit? Non lo so, c'era Petit che si era inserito perfettamente. Vabbè, si fa fregare, c'aveva lo spazio, è giusto che ci provasse, ma il possesso palla sarebbe stato ancora più utile. E intanto, incredibile, cosa si è mangiato Henry da quella posizione. Quindi viene, cioè, ma è un attimo, oh, è un non attimo. Viene punito da questo piccolo errore se c'è stato. E vediamo ancora fase di gestione in difesa della, del pallone. Bersalico che scatta però in avanti, incredibile. Bersalico adesso è il giocatore più avanzato di Calvin Klein FC e torna indietro. Sì, solo al 90esimo lui sta dietro. Solo al 90esimo, adesso è quello più avanti. Vabbè, incredibile. Qua però riperde il pallone. Non mi aspettavo tutte queste palle perse nel momento in cui è in vantaggio. Vediamo un segmento di Sala. Guarda. Sì, no, sta coprendo molto bene, però qua si poteva fare meglio. Aveva coperto bene fino al momento in cui Salah non l'ha superato in velocità. Cioè, qua, sì, qua è veramente difficile. C'è poco da fare. Oddio, si può fare sempre meglio, perché poteva coprire il passaggio ancora per chi era? Non mi ricordo. Per Salah, chi cazzo era? Ah, no, quello l'ha passato, forse a Vieira, ora non mi ricordo che chi l'ha passata. Però sì, forse si poteva coprire quel passaggio, però probabilmente Salah se ne sarebbe andato in porta. Ora, sicuramente era molto meno pericoloso Salah di Vieira, però comunque ha fatto una scelta, non gli è andata bene, ma doveva decidere in una frazione di secondo. Probabilmente avrebbe preso lo stesso gol. L'importante sarebbe non farlo arrivare Salah in quella posizione. Vabbè, 118esimo, vediamo se c'è un kick off glitch. E non mi sembra ci siano stati. Non ci ho fatto caso. No, stranamente no. Abbiamo comunque visto gol al 90esimo e al 105esimo, quindi se c'è un bug qualcosa c'è stato. Però kick off glitch mi pare di no. Intanto è 120esimo, io l'abbiamo tirata, vediamo se ci sarà il gol al 102 di recupero. Vediamo se la perde così. Vieira, Ronaldo, che cosa fa? Ora spiegami, cioè, quella skill che senso aveva. Sì, inutile. Poteva benissimo tirare di sinistro. Cioè, guarda qua, e poi sta palla che ha perso. Sì, però aspetta, qua ha perso di nuovo palla, la partita non finisce. Quanto dura sti 2 minuti di recupero? C'è un'altra occasione, addirittura calcio d'angolo. Mamma mia. Cioè, praticamente finché non segna l'avversario non fischia la fine. Vediamo. 2 minuti infiniti, sono 2 minuti reali. Ronaldo la mette in mezzo e Vesali fortunatamente anticipa Vieira, ma la partita non finisce ancora. Secondo giorno di fila con una partita di rigori, ci dispiace per la lunghezza del video. Vabbè, vediamo. Vediamo qua come ribattono. Lozano, rincorsa centrale. Speriamo che non ci siano papere di De Gea come ieri. Speriamo di no. No, dai. Guarda come l'ha parata. No vabbè. Si era buttato e l'ha parata, incredibile. Molto sfortunato per l'ennesima volta H10 Guarno. Adesso il portiere gli dice che tira a destra, lui tira a destra e si butta troppo tardi. 1-1. Sala la piazza all'angolino, De Gea non ci arriva. Cioè, ancora ricorsa centrale per H10 Guarno e tira di nuovo centrale e la para. Vabbè, ha tirato i due centrali, non gli è andata bene. Anche l'altro però tira centrale, quindi partita riaperta. Vediamo se Petit
riporterà in parità 1-2, Petit e pareggio 2-2. Però adesso De Gea la deve parare. Se De Gea non la para è dura. 3-2. Henry spiazza il portiere. Il rigore decisivo di Vieira. No, dai. Col palo. Non guarda ci questo come insulta con De Gea. Guardalo, guardalo. Non si voglia credere. Che fa? Non si fa prendere. Mamma mia, che brutto. Ora tu dimmi se al posto suo l'avresti continuato le partite dopo questa cosa. Questa partita avrei dovuto fare minimo 24 ore di pausa. Minimo. È vero che 90 minuti ha fatto 3 tiri, 3 gol, eh? Però, no. Però, cioè, perdere in questo modo, penso, brucia. E vabbè, è un gioco, ci può stare. Prendiamola con filosofia. Ah, che poi vabbè, guarda che Goga l'ha preso all'inizio, me l'ho scordato. Madonna. Però dai, guarda le statistiche, dai, 8 tiri a 14, ci può stare la sconfitta, anche se è andata in quel modo. Al 90. Sì, dai, statistiche pure bugiarde. Oh, mica mi ero accorto che però il gioco di trasferta stava con 3-4-1-2, eh. Ha messo Marcello sulla fascia e sarà probabilmente per recuperare, perché al primo tempo supplementare stava perdendo. Sì. Sì, comunque mi scordavo come anche era anche passato in vantaggio al primo tempo supplementare e nonostante quello non è riuscito a gestirsi il vantaggio. Peccato veramente. No, non sono fatte le cose per cui rosichi dopo. Andiamo a vedere un po' tutti i risultati di H10 Guarno. Ah no, non li possiamo vedere. Non puoi vedere, puoi vedere quegli altri. Posso vedere quegli altri che era 44esimo al mondo. No, 50esimo ora. Adesso è sceso. Eccolo qua, GR Acule, che è un bel cule. E... Ah, H10 Guarno però nel frattempo sta già a 29. Abbiamo iniziato a registrare che stava a 27, quindi già ne ha 22. Ha battuto un fuoriclasse 2, poi ha perso contro un altro fuoriclasse 2. Tanti fuori classe, addirittura c'è questa partita molto interessante contro Assia Kevin, 33-1 contro 32. Un'altra sconfitta contro un fuori classe 2. Ha perso Salvatore contro anche lui, contro GR Acule. Sta messo pure bene, 21-3. 21-3, certo. 21-3 è veramente meglio buono. Fuori classe, eh? Sì, meglio fuori classe 2, adesso sta solo fuori classe 3. Però sì, ottimo. Addirittura potresti fare anche fuori classe 1, difficile. E comunque GR Acule non è fatto male, c'ha pure un'ottima squadra con una panchina strepitosa. E vabbè, abbiamo detto di H10 Guarno che comunque si sta finendo le partite in questo momento. Vediamo come sta messo. 29, gliene mancheranno 7-8, dai. In teoria sì. 8-9 non credo, non penso che l'ha vinte tutte, però da lui ci possiamo aspettare qualsiasi cosa. Vabbè, gli facciamo in bocca al lupo per le sue ultime partite. Facciamo in bocca al lupo per le sue ultime. Facciamo in bocca al lupo anche Alessandro 96 Ale, che ha 5 tentativi per fare per 1-1. Speriamo bene. Speriamo che anche io riesca a fare un cazzo di fuori classe 3 dopo un bel po' di tempo. Sto 15-2. Ricordiamo che stai messo bene, cioè. Sto messo 15. Bene, però le partite più difficili sono le prossime. Devo vincerne 14 su 23. Si può vabbè, fare. Mi raccomando, passerei una buona nottata. Sì, ha voglia ancora. Diciamo. il difficile è quello. Il difficile è farne tanto. Intanto ho venduto due bei bronzi a 200 coins. Molto bene. E vabbè, ti saluto Ale. Ringraziamo tutti quelli. Sì, sì, dimmi. Che hai detto? No, state registrando. Oddio, ma è arrivato Crudeligno. Sì. Grande Crudeligno, torni sempre alla fine. Grazie Crudeligno. Abbiamo fatto la intro che ti salutavamo. Pure ieri ti abbiamo salutato. Ci manchi, dai, domani ci sei dai nostri. Se l'ho fatta tipo alle 6:30, sì. Sì, sì, 6:30. Non sai che intro che abbiamo fatto. Non prendere Ale, non prendere impegni prima delle 6:30. Ok. Che c'è pure Crudeligno. Aspettiamo pure Mattia a questo punto. Ma state attaccando? Sì, stiamo staccando. Abbiamo appena finito di registrare. E tu sei venuto bene apposta per i saluti. Ciao. Vabbè, dai. Saluta le fan, Crudeligno. Ciao, Crudeligno. Ciao, Crudeligno. Grazie per questa incursione. Grazie, che fenomeno. Ciao. Oh,